Ciao ragazzi e benvenuti in questo primo episodio del reboot di The Curiosi Dead. Perché ho detto reboot e non primo episodio di questo format? Semplicemente perché il The Curiosi Dead è uno dei format storici di questo canale, che in realtà si ricorderanno solamente quelli che seguono i video dall'inizio. Questo perché al momento sul canale esiste ancora solo un video pubblico di questo format passato, uno di quelli che sostanzialmente era andato meglio e ho deciso di tenere. Come potete intuire anche dal nome, questo è un format video di curiosità. Curiosità su film, serie TV, ma anche su personaggi. Direi però di non perderci in chiacchiere e iniziare subito con questo primo video dedicato al mio personale film preferito, The Truman Show. Devo ammettere però che in realtà pensavo di poter far uscire questo video il 10 settembre, ovvero giorno in cui il film è uscito nel 98. A causa di complicanze però ci vediamo solamente oggi. Se volete supportare questo format basta un like, un commento e soprattutto una condivisione. Se volete che continuino i video potete tranquillamente scriverlo nei commenti facendomi sapere anche su che altri prodotti vorreste un The Curiosi Dead. Ripeto, potete scrivere di film, serie e personaggi. Ma adesso iniziamo. Ed Harris, che nel film è Christophe, e Jim Carrey, che nel film è naturalmente Truman, non si sono mai incontrati durante le riprese del film. Questo è dovuto anche al fatto che Christophe all'inizio non doveva essere interpretato da Ed Harris. E anzi, il regista Peter Weir, per rendere tutto più metacinematografico, pensava a se stesso per il ruolo di Christophe. In una delle scene del film in cui Truman fa colazione, possiamo notare sul tavolino accanto a lui una bottiglietta di vitamina D. Direi abbastanza utile a chi non entra mai in contatto con i raggi reali del sole. Tra l'altro in una scena eliminata Truman prende anche quelle vitamine. Una delle scene più memorabili del film, ovvero la fondazione di Trumania nella galassia di Burbank, è stata totalmente improvvisata da Jim Carrey, non era nello script e a dir la verità esiste anche una versione alternativa. Curiosità strana, sul set del film è stato vietato a tutti i membri del cast di citare o far riferimento agli altri film di Jim Carrey, soprattutto i film più stupidotti, chiamati così, soprannominati solamente dopo Silly Movies. I personaggi secondari presenti nello show prendono il nome di attori famosi. La moglie di Truman, Meryl, prende il nome da Meryl Streep. Il migliore amico di Truman, Marlon, prende il nome da Marlon Brando. E anche i genitori di Truman, Kirk ed Angela, prendono rispettivamente il nome di Kirk Douglas e Angela Lansbury. Se è vero che i personaggi secondari hanno nomi di attori famosi, per Truman non è la stessa cosa. Infatti, per questo personaggio nasce un gioco di parole. Sappiamo che lui è l'unico che non sta recitando, ma sta semplicemente vivendo. Per questo, il suo nome nasce dalla fusione di due parole inglesi, naturalmente, true e man, che assieme fanno l'uomo vero, quello che Truman è sostanzialmente per tutta la durata del film. La stessa cosa però non vale per il cognome, infatti Burbank è un comune di Los Angeles dove sono situati i maggiori studi televisivi. La sceneggiatura originale del film era terribilmente più oscura, ma soprattutto totalmente differente da quella che conosciamo. La città creata per Truman non era assolutamente un'utopia, anzi, era un posto malfamato con crimini all'ordine del giorno. Truman tra l'altro era alcolizzato e molto violento, soprattutto con la moglie Meryl, che nello script originale si sarebbe dovuta chiamare Anna. Parlando sempre della prima stesura della sceneggiatura, scopriamo che il vero intento di Christophe in quella storia era far rimanere incinta Anna Meryl, così da avere la possibilità di imbastire un sequel del Truman Show. Infatti, sempre secondo l'idea originale, che comunque non è quella che abbiamo visto nel film, la scoperta della verità da parte di Truman era guidata da Christophe. Anche se lo script è stato fortemente cambiato, e direi anche fortunatamente perché non so se un film del genere mi sarebbe anche piaciuto, sento che nella sceneggiatura ufficiale sia rimasto qualcosina, per esempio il fatto che si voglia a tutti i costi far rimanere incinta Meryl. L'iconico poster del film in cui la faccia di Jim Carrey, Truman, è composta da centinaia e centinaia di immagini è stata realizzata dall'artista Rob Silverman e sembra sia costato sui $75.000, che comunque nel complesso è solo lo 0,12% del budget. In diverse scene eliminate del film possiamo scoprire che Luis, conosciuto meglio come Marlon, si è davvero affezionato a Truman con il tempo, tanto che nelle battute finali, quando Truman non si trova più e tutta la città lo sta cercando, sempre nella scena eliminata, Marlon riesce a trovarlo, però lo lascia andare per compassione. Proprio come il primo script, però, questa è una scena eliminata, quindi non conta nel canon del film. Di conseguenza, Marlon è un bastardo come gli altri. Per la caratterizzazione di Christophe, Peter Weir ha consegnato all'attore Ed Harris un'intera biografia di 10 pagine sulla vita del suo personaggio, molto utile naturalmente all'immedesimazione in Christophe. Tra le tante informazioni contenute nelle 10 pagine, nella biografia era presente anche una piccola parte in cui veniva spiegato che Christophe ha vinto diversi premi realizzando un documentario su dei senza tetto. Poco prima che la barca si incastri nel limite del cielo sul finale del film, possiamo notare sulla vela il numero 139. Questo perché il successivo dialogo tra Christophe e Truman fa riferimento al Salmo 139. E questa in realtà non è l'unica citazione biblica del film, possiamo vedere anche tranquillamente il nome del regista, Christophe, anche chiamato il creatore dello show. E poi chi è che non ha pensato a Dio guardando l'ultima scena del film? Durante le riprese del film Peter Weir ha avuto un'idea davvero geniale, a mio avviso, ma che sfortunatamente non è andata in porto
proprio come Truman, a causa dell'enorme richiesta di budget. Quest'idea si basava sul fermare il film durante la proiezione nelle sale di tutto il mondo per proiettare invece le immagini riprese da una telecamera nascosta nella sala che avrebbe inquadrato le persone che guardavano il film. Anche questo naturalmente per rendere il tutto più metacinematografico. Peccato che non si è potuto fare, anche se non l'avrei vissuta perché nel 98 non esistevo nemmeno, ma secondo me sarebbe stata davvero una cosa interessante. Nel 2008 uno psichiatra ha confermato di aver avuto contatti e sedute con ben 17 pazienti schizofrenici che hanno ammesso più volte di sentirsi protagonisti di uno show nella vita reale. Uno di questi pazienti ha anche confermato di essere salito nella parte più alta della Statua della Libertà aspettandosi di ritrovare la chiave d'uscita da questo mondo, ma soprattutto il suo amore del liceo. A quanto pare esiste la sindrome di Truman. State attenti con questa curiosità perché ci saranno tantissimi numeri. Nella falsa opening del film, quella del Truman Show, scopriamo che è il giorno 10.909. Questo significa che Truman, proprio all'inizio del film, ha 29 anni e mancano ben 48 giorni al compimento dei 30. Due giorni dopo, nel giorno 10.911, un giornale è datato venerdì 13 dicembre. Calendario alla mano, questo ci fa capire che il film è ambientato nel 1996. Di conseguenza, Truman compie gli anni il 29 gennaio. Tuttavia sappiamo che Truman riesce a scappare da Seven prima del suo compleanno, nel giorno 10.914, ovvero il 16 dicembre 1996, ultimo giorno dello show. Quando in una delle ultime scene Kirk si fa vivo dopo anni, Truman inizia a piangere. Dalla sceneggiatura scopriamo che in realtà quelle lacrime non sono per il padre ritrovato. Sono dovute però alla realizzazione da parte di Truman che anche le persone più vicine a lui gli stanno mentendo da una vita. L'incontro con il padre è solo la goccia che fa traboccare il vaso per la fuga da Seven. Mi sono sempre chiesto come funzionasse lavorare nel Truman Show. 24 ore su 24? 7 giorni su 7 nel ruolo? A quanto pare non è esattamente così. Infatti prendiamo per esempio il personaggio interpretato da Luis, ovvero Marlon, il migliore amico del protagonista. Lui non è effettivamente sempre in scena e da quel che si capisce da qualche scena ha avuto dei periodi in cui è stato lontano per molto tempo dal set. Infatti Truman cita un lavoro estivo che quindi l'ha tenuto lontano da Seven e in una delle scene più memorabili del film, ovvero quella sul molo, Truman ricorda a Marlon una brutta polmonite che si è preso da bambino. Polmonite che potrebbe tranquillamente essere una scusa per far allontanare l'attore, ai tempi appunto molto piccolo, per quel mese di malattia. I costumisti hanno dovuto fare davvero un grande lavoro per rendere i personaggi di Christoph e Truman rispettivamente più vecchio e più giovane. Perché infatti nel periodo delle riprese Ed Harris e Jim Carrey si toglievano solamente 12 anni. Anche oggi si tolgono naturalmente 12 anni, ma ai tempi avevano 48 anni il primo e il secondo 36. Nel film invece Truman ha quasi 30 anni, come detto prima, mentre Christoph deve essere molto più grande, visto che viene confermato durante il film che lo show parte solo dopo l'adozione legale effettiva di Truman. Sulla carta quindi Christoph è il padre legale di Truman. E diciamo sarebbe sembrato un po' strano pensare ad un bambino di 12 anni che fa partire uno show del genere adottando un altro bambino appena nato. Curiosità bonus. Durante la scena all'interno dell'agenzia di viaggi, la donna che è incaricata di stare lì è naturalmente un'attrice come tutti gli altri, solo che questa scena non era nel copione scritto da Christoph. Infatti la donna si ritrova impreparata, tanto impreparata che ha ancora il bavaglino per il trucco che solitamente gli attori usano nel dietro le quinte. Quando se ne accorge, lo leva subito. Ma ragazzi, le curiosità del primo episodio di The Curiosity Dead su The Truman Show finiscono qui, anche se in realtà ce n'è una seconda bonus, solo che è su un altro social. Trovate un'altra curiosità dal film su TikTok, il link è nella descrizione assieme agli altri social. Io vi ringrazio davvero di aver visto questo video, vi ricordo di scrivere con un commento qui sotto su cos'altro vorreste il secondo episodio di The Curiosity Dead, soprattutto se vorreste che questo format continui, perché ovviamente se anche questo primo episodio non andrà bene, ci salutiamo già qui, e se naturalmente non volete questo, basta supportare questo video con un semplice like, qualche commento e qualche condivisione. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!